need something, a little breakthrough. Don't let you down, no, don't leave you. No matter what comes our way, we gon' make do. When the river runs dry, I won't give up on you, give up on you. Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Fa parlare di sé anche fuori dal campo, ma l'habitat naturale di David Beckham è pur sempre il rettangolo di gioco. Sì, è vero, perché un piede come il suo è un dono di pochi. Prima di lui, ai ragazzini non interessava imitare un giocatore che ha nel cross il suo marchio di fabbrica. E poi le sue parabole impossibili le disegna anche da calcio piazzato. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata di Neymar! Miracolo di Khan! E il portiere fa il suo dovere! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Prova a darla profonda, nello spazio. Sceglie di andare per vie verticali. Attraverso, occhio al tiro! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Pallone interessante, in verticale. Punta l'avversario e prova a saltarlo di Mbappé! E c'è il gol del Paris Saint-Germain! Splendida finta, splendido tiro, splendido gol. Controllo di palla splendido e finte che hanno mandato la difesa al bar. Si è creato da solo lo spazio per realizzare. Si spezza Mbappé! Gol, non sbaglia. Che partita pazzesca. Di nuovo pari nel giro di pochi minuti. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. È uscito vittorioso da questo duello. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Tiro di Kanté!
la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Mbappé prova Salah, occasione per il contropiede, guadagna metri, riesce a sfondare, parata di Navas, va rapido sulla respinta e c'è il gol della Lazio. Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori, bravi. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla, l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. E passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Provano a partire in velocità. Ci prova con un pallone profondo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'azione era partita bene, non sono riuscite ad arrivare in area però. Ha spazio per provare il tiro. Neymar! Di nuovo lui! Posizione irregolare però. A sinistra con il passaggio. In questa azione mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare però non l'hanno trovato. Beckham vede lo scatto e cerca la profondità, palla filtrata per Neymar, attenzione, fallo è anche piuttosto evidente per la verità. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Ci prova con un pallone profondo. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Opportunità di ripartire. Kanté. Pallone interessante in verticale. Questo errore potrebbe essergli fatale. Vieira. Salah, arriva il pallone. Cuadrado. Pallone lungo in verticale. Interessante azione sulla fascia destra. Bella apertura. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Allarga il gioco a destra. Vediamo se può capitalizzare. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Palla a Beckham. Sceglie di andare per vie verticali. Occhio! There will be one at a time. Supera il diretto avversario. Conclusione. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Non si passa, ottima parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Poteva fare sicuramente meglio, non un gran cross.
Un passaggio da brivido, che rischio. Tocco morbido. Bel lancio in profondità. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Pedri. Beckenbauer. Prova a darla profonda, nello spazio. Attenzione al tiro. E c'è il palo! E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Vede lo scatto e occhio al miracolo di Kahn! Un intervento impeccabile. Cercano l'azione veloce. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Mbappé allarga il gioco con palloni a sinistra. Se ne va. Ci prova con un pallone profondo. Mohamed Salah, promosso bene, non è riuscito a sfruttare questa occasione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. C'è Messi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Messi. Prova la conclusione in porta. Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ben fatto. È intervenuto quando c'era bisogno di lui. Sulla destra. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Da lì, occasione da rete. Hanno trovato il gol. Riescono quindi a pareggiare. Tutto da decidere. Siamo di fronte a una squadra capace di costruire reti di passaggi efficaci per mandare in porta i suoi. Substitution for Lazio. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Dybala. E passa. Number 14. Henderson. Ecco un'occasione di contropiede. Cerca l'uomo là davanti. Cristiano Ronaldo. Bella palla, deve approfittare. Substitution in progress. Di Maria. Sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante, in verticale. Cerca lo spunto. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla in profondità per il compagno. Giordanet la toglie dalla porta. Occhio al tiro. E c'è il gol della Lazio. Una grande partita oggi. Che gol, mica male, davvero mica male. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Conducono con una rete in più degli avversari. Hanno tenuto duro ed ecco la ricompensa. Ora devono solo resistere. C'è l'opportunità per il contropiede.
anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Vieira commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Che meraviglia, un gol splendido! Una giocata perfetta! E siamo di nuovo in parità, una sfida senza esclusione di colpi. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. La bellezza cristallizzata in un gol, come non amare il calcio. È davvero difficile fare meglio di così, e da così lontano. Vieira! Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Gran colpo di testa. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. Rafael Leão! Sì, è entrata! Un gol che parla da solo! Ha finalizzato con il colpo sotto, qui c'è tutta la sua astuzia. Il portiere non se l'aspettava, non ha potuto farci niente. The goal score for Paris Saint-Germain after 87 minutes is Rafael Leão! E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Lo sposta di peso e gliela porta via. C'è il retropassaggio. Ecco il tiro! E sì, trova la rete! Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla, per poi metterla alle spalle del portiere. Sopraffino davvero. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Prova a darla profonda nello spazio. Cristiano Ronaldo sceglie di andare per via verticale. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Deviazione dell'estremo difensore. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. La difesa si fa superare troppo facilmente, devono correre di pari. E va a colpire di testa. Che cosa ha fatto? Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. E l'arbitro chiude qui la partita. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Mohamed Salah è stato giustamente votato come migliore in campo. La Lazio non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare. Solo pochi secondi.